Vabbè, a tutti chiedo, penso che sia una piuttosto più persone, facciamo una carrellata in giù, la macogna, come intendete comportarvi sulla macogna? Beh, non risponde, rispondi dopo? Chi si... Martinelli, grazie. Rispondo io, innanzitutto è pendente tuttora un ricorso, quindi c'è il TAR che sta valutando. Ricordo a tutti che è stata fatta un'impugnazione contro un atto dirigenziale che ha autorizzato il conferimento di rifiuti inerti. Questo ricorso è stato fatto da 3 comuni congiuntamente: il comune di Berlingo, il comune di Travagliato e il comune di Rovato. Noi intendiamo ad andare avanti a opporci in tutti i modi alla discarica Macogna, come abbiamo sempre fatto. Io spero che il TAR riesca a capire quali sono le motivazioni, che sono motivazioni di due tipi. Per quanto riguarda l'impatto ambientale, perché ha un impatto ambientale veramente dannoso per i nostri territori, all'interno ci sono dei pozzi dove c'è l'acqua che utilizza soprattutto il comune di Berlingo, e questa cosa deve essere tenuta in considerazione. Sono stati rilasciati dei pareri contrari dalle autorità competenti. Abbiamo anche chiesto che la provincia ritirasse in autotutela l'atto dirigenziale, cosa che purtroppo non è stata fatta, quindi l'unica possibilità era proprio quella di ricorrere al TAR. Ripeto, è ancora in corso l'iter, è stata fatta una CTU, sono stati chiesti altri accertamenti. Noi, come credo tutte le persone sedute qui al tavolo, ci auguriamo che il TAR decida di annullare il provvedimento dirigenziale di autorizzazione. Per quanto riguarda il comune di Rovato, ricordo che non è il comune territorialmente competente. Noi siamo interessati soprattutto per la viabilità, perché ci sarebbe stato, c'è stata per noi una trasformazione della strada proprio che conduce alla Macogna, perché doveva essere utilizzata in entrambi i sensi di marcia. Grazie. Zaffari, prego. Anche noi abbiamo preso posizione sulla Macogna, sicuramente siamo contrari. Riteniamo che non sia un problema di solo di Rovato, una questione territoriale. Rovato pensa che ha iniziato a dare, ad avere già quando ero consigliere comunale nel 1990, le prime battaglie fatte sul discorso della Cava Rovini. Perché Rovato è comunque un territorio che è ben circondato da situazioni molto difficili. Sicuramente prendiamo atto di quello che ha dichiarato Martinelli, che loro comunque si sono espressi, hanno battagliato e hanno fatto. Ritengo che comunque oggi il nostro comune deve prendere una posizione, non tanto per quello che sta succedendo oggi, ma per dire chiaramente che sul nostro territorio, per quanto si compete, basta cave e discariche. Grazie. Bergoni. Certo, sarebbe stato meglio nell'iter autorizzativo non rilasciare un parere favorevole nel 2013 sul passaggio. Sarebbe stato meglio non rilasciarlo, però io dico, per quanto ci riguarda, non siamo qua da oggi a dire che la destinazione ad uso di scarica di quel lotto è scandalosa. Lo dicevamo nel 2004 da privati cittadini, eravamo in piazza con le planimetrie a far vedere ai cittadini quale era il rischio che quella parte di territorio correva. Lo abbiamo confermato da amministratori, eravamo alla manifestazione del 12 di aprile partita da Berlingo, manifestazione straordinaria perché ha dimostrato che la sensibilità ambientale, e questo deve essere, credo, apprezzato da tutti i candidati, è cresciuta rispetto a 10 anni fa. Per cui c'è un tema più grande che riguarda Rovato, hanno ragione, diciamo, su questo passaggio i due interventi che mi hanno preceduto. È un tema di sistema, di carattere provinciale. Non è più accettabile che la programmazione provinciale riguardi l'inserimento di continue discariche di rifiuti speciali, di rifiuti inerti, di varie tipologie, con importazioni da fuori provincia. Caspita, il federalismo per questi settori qua non esiste. Abbiamo un piano cave di 70 milioni di metri cubi quando l'esigenza bresciana è di 40, vuol dire che abbiamo 54 cave nel bresciano, che vanno a servire a regioni un po' più virtuose e più intelligenti di noi. Chiaramente essendoci buchi poi
i privati fanno il loro lavoro e chiedono le loro richieste. Il tema che dicevo prima sull'IMU è un tema che ha anche un risvolto dal punto di vista ambientale. I privati dei nostri territori, se sapessero che nei nostri comuni si applica un'aliquota IMU corretta, prima di chiedere a Vanvera volumi e prima di chiedere a Vanvera inserimenti di discariche per fini che sono evidentemente di natura speculativa, ci penserebbero non una ma due volte. Grazie Vergon, ma niente, la tavola. Diciamo che la Cava Macogna è arrivata, ha fatto questo lungo iter amministrativo e è arrivata oggi con questi ricorsi che pendono. Se tocca a noi governare, sicuramente continuiamo su questa linea. Cioè, la cava, questa discarica non la si vuole sul territorio, perché non serve, insomma, non ha, a prescindere, qualcuno dice è lontana da noi, ma comunque a prescindere da questo la discarica non va fatta. Sicuramente ci sono dei ricorsi, ci sono delle ragioni. Bisogna valutare fin dove si può ovviamente arrivare, perché battaglie contro il mulinamento si possono fare, ma non si possono fare a spesa dell'amministrazione e dei cittadini. Sicuramente si cerca di fermarla, non sapremo come sono gli altri, perché sinceramente vanno visti quando ti insedi ovviamente per quelle cose qua. Il principio è bloccarle e non farlo fare, però non si possono correre neanche i rischi di impostare i ricorsi ad eterno, dove alla fine ti tocca pagare poi l'amministrazione delle cifre che ti fa pure. Vedremo che cosa succederà, insomma. Grazie Manenti, chiudiamo con Belocchi allora adesso. Sì, Manenti ha detto che è lontana da noi, in realtà non è molto lontana da noi, anche perché io ho una piccola casetta a Pedrocca, quindi in realtà sarà lontana da qua, ma da Pedrocca mica tanto. È un iter che dura da 15 anni, perché in Italia le cose dobbiamo far durare comunque 15 anni, non si capisce nemmeno di chi è la responsabilità sto benedetta discarica. Ma è anche vero che in questo caso mi trovo anche abbastanza d'accordo, sfortunatamente dipende dai punti di vista, col Bergomi, quando dice comunque che la provincia di Brescia ha veramente già dato troppo, nel senso che ci siamo riempiti come dei gruviera di discariche e di chissà quante altre schifezze e di che cosa ci hanno buttato in queste discariche. Non sono d'accordo con Bergomi quando dice che la situazione è in qualche maniera stata determinata da questi speculatori che sarebbero dei privati. Non è vero, perché diverse discariche, quasi tutte mi risulta, anzi la maggioranza, adesso non so esattamente, però sono state gestite da Cogeme e Cogeme ci ha guadagnato delle belle palanche. Può replicarne ancora uno? Quindi può replicare. Okay. Io volevo precisare una cosa, visto che sono stata chiamata in causa sull'autorizzazione data nel 2000, presunta autorizzazione data nel 2013. Allora, l'autorizzazione la dà il comune territorialmente competente. Il comune territorialmente competente non è Rovato, ma è Cazzago San Martino. Il comune di Rovato ha dato in un verbale un parere favorevole alla viabilità, quindi alla strada, perché poi l'assessore Mombelli non ha rilasciato nessun altro parere sulla discarica, quindi sul conferimento di rifiuti. E chi ha dato allora l'autorizzazione, chi ha dato il via alla questione discarica? Se voi andate a vedere, l'autorizzazione è stata data, e ho qua i documenti, con una convenzione sottoscritta in data 4/3/2003, repertorio 486 del comune di Cazzago San Martino. Convenzione fatta tra il comune di Cazzago San Martino e la Nord Cave, che allora era proprietaria del terreno della cava, nella quale all'articolo 12 veniva precisato che il comune di Cazzago San Martino, territorialmente competente, rilasciava parere favorevole a un eventuale futuro riempimento. I documenti sono sui siti, potete andare tranquillamente a vedere, questo per dovere, per precisazione. Il parere che è stato dato dal comune di Rovato era il parere solo ed esclusivamente sulla viabilità ed era solo un parere consultivo, perché le autorizzazioni le danno l'ente territorialmente competente, comune di Cazzago, e gli enti sovracomunali, quindi via, ed è stata data una via regionale e è stata data l'autorizzazione con una delibera dirigenziale della provincia di Brescia. Grazie Martinelli. Bergomi chiede la controreplica, e la sua seconda, sia lui che la Martinelli non ne hanno più. Prego. Una controreplica velocissima.
autorizzazione del 23 ottobre 2013, provincia di Brescia, richiamato che visto che si fa tutto l'iter, richiamata a tutti gli effetti anche motivazionali, i verbali delle riunioni della conferenza dei servizi, e ci sono le date, nonché le risultanze della riunione conclusiva svoltasi in data 5 aprile 2013, nel corso della quale gli enti e gli uffici convenuti, Comune di Cazzago, Comune di Rovato, Comune di Travagliato, Comune di Berlingo, ASL, hanno espresso i seguenti pareri. Parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di approvazione del progetto e realizzazione della discarica in oggetto da parte del Comune di Cazzago San Martino e del Comune di Rovato. La parola viabilità non c'è scritta. Grazie, Bergo. Belotti, no, lei parli, no. No, neanche sotto pagamento. Chiedono, penso che sia anche nel suo programma questa cosa, le pulizie per le strade, che la qualità è molto bassa, dicono. C'è qualcosa che pensate di fare per migliorare la pulizia della città? Grazie. Sì, quando ero giovane io mi ricordo che giravano quelli che si chiamavano spazzini, che poi abbiamo chiamato operatori ecologici perché spazzini faceva strano, e spazzavano effettivamente le strade, spazzavano i marciapiedi, spazzavano le piazze, eccetera, eccetera. Con la sottoscrizione della convenzione con Cogeme, lo spazzamento delle strade è in carico esclusivamente a Cogeme, quindi gli operai passano con la macchina spazzatrice e puliscono le strade, però si dimenticano dei marciapiedi, degli angoli, delle piazze, delle viuzze dove non passa la macchina spazzatrice, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho messo nel programma infatti la reintroduzione dello spazzamento a mano, che non è poi una cosa così vergognosa, anche perché potrebbe comunque essere, ovviamente pagandolo Cogeme, non noi, perché Cogeme si è assunta l'onere e comunque dovrei vedere la convenzione cosa dice, di reintrodurre questi personaggi che con pazienza e con costanza se ne vanno in giro per Rovato e raccolgono quello che devono raccogliere. Mi sembra una proposta sicuramente fattibile, senza grandi oneri. Anche il comune potrebbe metterci del suo, nel senso che si diceva dei voucher prima, a questo punto anche alcuni voucher potrebbero essere dedicati alle persone che si incaricano di spazzare la strada, perché Rovato è sporco, è sporchissima. Con l'introduzione noi siamo passati da una raccolta di rifiuti come dire, a cassonetto, che andava bene perché la nostra azienda doveva riempire le famose discariche, dopodiché la normativa è andata in maniera diversamente, quindi ci hanno imposto, è stato prescritto il recupero per una certa percentuale dei rifiuti, e va benissimo, però siamo passati da una situazione larga di maniche a una situazione che non permetteva praticamente di scaricare il rifiuto se non negli appositi cestini e cestelli. Quindi metà, tanta gente ha preso l'abitudine di buttare la spazzatura per strada. È una cosa che deve finire, ma soprattutto quei sacchetti devono essere raccolti. Grazie mille, Martinelli, sulla polizia. Sì, allora, anch'io sono d'accordo che in quest'ultimo periodo le strade sono sporche. Ricordiamoci che è vero, c'è lo spazzamento fatto da Cogeme con le spazzatrici che quindi puliscono solo la sede stradale. Questo perché siamo vincolati ad un appalto, ad una convenzione fatta da 7 comuni che include anche lo spazzamento delle strade. Io per supplire a questo problema, pochi mesi prima della mia caduta, avevo ripristinato i cosiddetti spazzini operatori ecologici, come vogliamo chiamarli, ed erano semplicemente degli LSU, quindi dei lavoratori socialmente utili, che sono obbligati, che sono in mobilità e prestano servizio per le pubbliche amministrazioni. Facevano 20 ore a settimana e li avevamo ripristinati sia in centro che nelle frazioni. In questo ultimo periodo io però poi non li ho più visti. Grazie, Zaffer. Anche nel nostro programma abbiamo identificato nella sporcizia in alcuni luoghi del paese un vero problema. Quando dicevamo prima una città bella che aiuta
a mantenere il bello, questo ti aiuta anche a vivere meglio, a far sì che la gente si abbia anche dei comportamenti con cui se si trova pulito normalmente si cerca poi di non sporcare eccetera. Anche noi siamo favorevoli all'introduzione di formule alternative all'integrazione dello spazzamento automatico, perché abbiamo visto che questo comunque risolve parzialmente il problema. Nel nostro programma abbiamo detto che è divertente pensare che nelle amministrazioni, se la casa nostra ci fa fare la differenziata, poi in tutto il comune non ci sono dei cestini quantomeno con la differenziata. Sarebbe bella cosa insegnare anche sull'esterno che c'è una raccolta differenziata, lo facciamo a casa nostra, possiamo farla anche nei parchi pubblici piuttosto che nelle varie realtà. Grazie Bergoni. Allora, innanzitutto, per migliorare il servizio l'amministrazione deve far rispettare quello che già prevede il capitolato di gara. Qualcuno qua dentro sa per esempio che c'è una penale per l'operatore, società che realizza il servizio, se salta per esempio il ritiro di una frazione, 50 euro per ogni utenza saltata fino a un massimo per una via. Se si fosse fatto rispettare anche in termini economici, l'operatore di suo migliorerebbe già il servizio. C'è un tema di nuovi residenti, provato per i numeri che abbiamo citato prima in termini di vie di comunicazione, per cui nuovi residenti che arrivano non hanno vissuto il periodo delle assemblee pubbliche in cui il metodo è stato spiegato. Per cui c'è un tema di rifacimento delle assemblee pubbliche, quantomeno rivolte ai nuovi residenti, per spiegare il metodo e per spiegare anche quanto prevede il regolamento in termini di sanzioni, dai 50 ai 340 euro prevede il regolamento per quanto riguarda gli abbandoni. Un terzo e ultimo tema, certamente revisione del numero di svuotamenti dell'indifferenziato che è stato regalato a pioggia. 4 svuotamenti di indifferenziato da 120 litri regalati a tutte le utenze. L'obiettivo, quando è stato introdotto dall'amministrazione precedente, era cercare di evitare gli abbandoni, assumendo l'assunto che le persone incivili che abbandonavano i rifiuti erano quelle che non riuscivano a differenziare stando dentro i tuoi numeri. Non mi sembra che con questi 4 svuotamenti in più la situazione e il decoro delle strade sia migliorato. Ci deve essere una revisione anche di quell'aspetto, perché nell'arco di 3 anni, ricordiamocelo, il piano finanziario dell'intero sistema, che deve essere pagato per legge con le bollette dei cittadini, non starà più in piedi, e l'unico modo per riuscire a mantenere un equilibrio sarà alzare le bollette. Grazie a voi. Grazie Manenti. Allora, effettivamente Romato è sport, perché si vede anche da vedere, insomma, giustamente l'attività fisica individuale di raccolta è molto importante, ma il più grosso, secondo un punto di vista, è proprio il controllo che manca sul territorio. Mancano i cestini, manca il fatto di poter mettere in rifiuto quello che si genera per strada, cioè quindi la carta, la bottiglietta, non pevati, giustamente quelli vanno messi, l'ha fatto, ma è il controllo che manca. Abbiamo delle zone del paese piene di sacchi con sporco dappertutto, ma chi li genera questi? Quindi, ma se nessuno li controlla e nessuno fa un'operazione di verifica sostanziale, quindi una buona repressione serve per poter garantire certe cose. Andiamo nei parchi, troviamo le bottiglie di birra dappertutto, cioè, gente passa e dice, beh, sono lì, ma se va fatto un controllo e verificare chi c'è, a un certo punto si può anche migliorare. Poi ovviamente esiste una convenzione, come diceva Bergoni, con la COGEVE, va fatta rispettare e se serve va migliorata. Cioè ogni anno si deve migliorare qualcosa, perché purtroppo il mondo si modifica. Grazie Marini, tenga il microfono, l'ultimissima domanda veloce. Avete in programma qualche pista ciclabile? Cioè se avete degli interventi che prevedano delle piste ciclabili? Diciamo che io nel mio programma non ho messo opere pubbliche. Le ciclabili si possono e si devono fare per migliorare la mobilità. Però bisogna vedere se ci sono i finanziamenti per farle e i soldi per farle, perché generalmente vengono abbinate a strade già esistenti, ma facendo strada già esistente va la gara stradale, fanno le protezioni, ben volentieri, se si può fare se le vanno fatte, perché si crea una mobilità diversa del paese. Bisogna vedere se ci sarà la possibilità di farlo con le casse comunali. Grazie Bergoni. Prego. C'è un tema di riqualificazione, innanzitutto
delle ciclabili esistenti in termini di manutenzione, perché realizzare le opere per poi non manutenerle è un doppio problema. C'è un tema più generale di ottimizzazione dei percorsi ciclopedonali che già ci sono con un loro completamento, penso per esempio in frazione Sant'Anna-Sant'Andrea passando verso Duomo, integrazione anche con le strade vicinali, cioè le strade poderali di campagna, in un panorama anche più vasto che riguardi non solo Robato. Prima veniva citato il tema terra di Franciacorta e più in generale lo sviluppo della Franciacorta. Lo sviluppo della Franciacorta con Robato che rappresenta il punto nevralgico passa anche da un'analisi della mobilità dolce che colleghi meglio le nostre frazioni al centro, l'attraversamento della statale 11 ad esempio. Alcune strade poderali innestate su strade su piste ciclopedonali non valicano la statale 11 perché è pericoloso. Associato al PGT c'è già uno studio della viabilità, andrebbe aggiornato evidentemente. Grazie davvero. Sicuramente questo tema è stato toccato un po' da tutti nei vari programmi. La cosa che va fatta sicuramente è che finire le piste ciclabili iniziate che arrivano nel nulla, che arrivano non collegate tra di loro, se si va in frazione tra Sant'Anna manca 50 metri perché manca, cioè, c'è un fosso dall'altra parte, arriva la pista ciclabile e si ferma contro una rotonda, perciò sicuramente il sistema che è stato pensato va comunque completato, questo va giù. Sarebbe bello pensare anche di avere, non dico una ciclabile, ma un marciapiede che ci permetta di andare tranquillamente fino a Boccaglio a piedi, piuttosto che, cioè l'asse, io lo chiamo l'asse est-ovest del paese, in maniera tale ci sia la possibilità che poi la strada statale 11 di via 23, che è effettivamente molto pericolosa. Sicuramente il sistema va concluso ed integrato. Ma... grazie Mattia. Allora, di piste ciclabili in questi anni ne sono state fatte alcune. Noi abbiamo eseguito i lavori dell'ultima ciclabile, che è quella sul Cavalcavia, che ha risolto un problema importante di attraversamento sia sul lato destro che sul lato sinistro. Ecco, c'è bisogno di sistemare tutte quelle situazioni che non sono terminate. Noi nel nostro programma ne abbiamo messe due, abbiamo messo il completamento di quella che c'è a Sant'Anna e il completamento della via Bocchetto. Dal mio punto di vista, vista la scarsità di risorse, sarà un problema fare nuove ciclabili, come ha chiesto qualcuno, che colleghino proprio tutte le frazioni. C'è uno studio che ha fatto Terre della Franciacorta, ma naturalmente qua bisognerà andare a battere gas soprattutto in regione o con dei bandi anche europei per cercare di portare a casa davvero un sistema che non interessi solo delle zone singole, ma Robato, e che colleghi Robato a tutto il resto della Franciacorta. Grazie Belotti. Io in bicicletta Robato ci vado, io non so se i miei colleghi ci vanno in bicicletta Robato, ma è un suicidio, è una cosa incredibile, non si riescono a fare più di qualche cento metri senza incontrare qualche incrocio o comunque qualche ostacolo. Ci sono dei pezzettini di piste ciclabili che non servono assolutamente a niente, quindi o si collegano quelle che esistono o altrimenti è meglio tappare anche quelle che diventano veramente pericolose perché finiscono spesso nel nulla. C'è un bellissimo piano delle piste ciclabili che è legato al PGT dell'amministrazione Cottinelli, è talmente bello che prevedeva di collegare la biblioteca di via La Marmora con il resto dei servizi territoriali. Chi ha fatto quel piano evidentemente non è neanche venuto a Robato, ha guardato Google, la mappa diceva che la biblioteca di Robato era ancora lì e si è fatto un piano che è praticamente fasullo, inutile. Magari invece di fare continuamente piani facciamo le sue benedette piste ciclabili. Grazie Interrotti. C'è una signora che chiede se spieghiamo la modalità di votazione, non lo so, visto che è cambiata, non lo so, poi parla lei Vergoni. Grazie. È solo la modalità, spieghiamo la modalità. Innanzitutto invito a controllare la scheda, la tessera elettorale, perché molte sono esaurite, per cui onde evitare quella mattina di scoprire che non potete votare, recatevi alla nota di servizio. Poi la modalità elettorale prevede
essendo doppio turno, il fatto che ogni candidato sindaco abbia delle liste collegate. Quindi Manenti in due liste, sottoscritto tre liste, Zatterri due, Martinelli due, Belotti tre. C'è la possibilità di votare il candidato sindaco senza votare nessuna lista, un croce sul nome del candidato sindaco. Una seconda possibilità è quella di dare anche un voto di lista, quindi candidato sindaco, voto di lista di una di quelle collegate a quel candidato sindaco. C'è anche la possibilità, ed è la terza possibilità, di esprimere due preferenze a candidati consiglieri di quella lista. Nel caso di esprimeste tutte e due, devono essere con parità di genere, per cui un maschio e una femmina. Qualora qualcuno sbagliasse e indicasse due uomini o due donne, la seconda preferenza viene annullata. Questo a carattere generale. Quelle che esistono sono tantissime. Io dico quella più sostanza. Sul voto disgiunto rispetto sulle stesse norme delle leggi regionali ci sarebbe la possibilità di votare un candidato sindaco e una lista collegata a un altro candidato sindaco con l'espressione dei candidati consiglieri di questa seconda lista. C'è questa possibilità, non ci sarebbe, ma c'è. Cioè potete votare per dire Belotti e il candidato di Manenti. Prego. Ma io, a prescindere dalla legge, però penso che se una persona appartiene, uno vuole votare un candidato sindaco, vota quello, non vota uno e poi un candidato dall'altra parte, altrimenti cioè, non viene proprio che la legge non si può fare. Sì, ma una possibilità come c'è scritto dalla legge poi. Dico, però se sono simpatico di una persona non penso che lui un'altra lista non c'è. Non penso che gli scrutatori trovino poi molte schede votate in questo modo, cioè c'è questa possibilità, però è giusto che si sappia. Allora, io ringrazio tutti davvero di cuore, ringrazio 5 candidati anche per come hanno rispettato i tempi e come hanno dibattuto, ringrazio tutti voi, che non so, io do appuntamento se ci sarà il ballottaggio, ai due che arriveranno al ballottaggio, se hanno piacere il venerdì successivo alle votazioni di ritrovarci qui se c'è la solidarietà. Poi vediamo, ci sentiamo. Grazie e buon lavoro a tutti.